Ciao a tutti amici di eximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo in redazione il Razer The Dadder Chroma. Facciamo così un veloce passo indietro per quanto riguarda la serie The Dadder di Razer, in quanto abbiamo già nei mesi scorsi analizzato il modello Elite. Partendo velocemente dalla confezione, classica confezione Razer, sulla quale troveremo l'immagine illustrativa, alcuni veloci riferimenti nella parte frontale, più ulteriori informazioni ai lati e nella parte posteriore. All'interno della confezione troveremo velocemente due classici cartoncini con i ringraziamenti da parte di Razer per aver acquistato il prodotto, due stickers con effetto croma, un manuale utente ed infine il mouse. Come possiamo osservare, il design rimane invariato di modello in modello. È un design ergonomico e un mouse rivolto alle persone destrorze. Quindi non è praticabile per coloro che sono mancini. La colorazione, come sempre, è full black. Partendo dalla parte superiore possiamo osservare il logo della Razer nel dorso, il quale potrà essere determinato nel colore che noi potremo scegliere tramite il software di gestione Razer Synapse. Rispetto al modello Elite, nel modello Chroma, che è quindi il modello precedente, non troviamo due tasti nella parte superiore, i quali potrebbero aiutarci nello switch di DPI on the fly o comunque per assegnare altre funzionalità. Un'immancabile rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma e due classici tasti principali con una particolare forma per migliorare il comfort e la presa sullo stesso, dotati di switch Omron. Il The Dadder è un mouse di, possiamo dire, medie dimensioni. La presa può essere da quella palma, quella fingertip, a quella crow grip, a seconda della dimensione della mano. Spostandoci nel lato di sinistro, osserviamo sempre due tasti laterali di forma, possiamo dire, curvata, che segue appunto la linea del mouse stesso. Possiamo osservare anche questa cobba che ci permetterà di impugnare meglio il mouse, di offrire sempre un comfort quanto più migliore e una presa del tutto naturale. Sempre nel lato di sinistra troviamo questo inserto in gomma che ci permetterà di poggiare il pollice quando non utilizzeremo i due tasti laterali. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo un ulteriore inserto in gomma che ci permetterà di conferire, di completare, scusate, la presa sul mouse stesso. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare l'inconfondibile design della serie Razer The Dadder, mentre spostandoci nel lato inferiore osserviamo tre MOSFET, di cui uno di medie dimensioni nella parte inferiore, due di piccole dimensioni nella parte alta. Ulteriore adesivo con tutte le informazioni. Al centro troviamo il sensore Razer 4G da 10.000 dpi, che è in realtà è un Avago S3989, modello diciamo inferiore ma comunque sempre prestante rispetto a quello presente nel The Dadder Elite, che era un Pixart 3389. Il cavo è rivestito in treccio di tessuto e il connettore USB è placcato oro. Ovviamente, essendo il modello dotato di sistema Chroma, il logo della Razer e ovviamente la rotellina saranno retroilluminabili tramite un sistema di retroilluminazione RGB. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove potrete trovare ulteriori immagini, nostri testi e approfondimenti circa il prodotto. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.